Abbiamo niente dopo di meno che... Chi è che lindo? Chi è? No, ma chi li riconosce dal video? Questo potrebbe essere un quiz. Fono e me... No, lo devo dire bene, aspetta. Fono Emergency Tool. Questo è un momento magico perché abbiamo fatto tante interviste su Skype e non ci eravamo mai visti. Adesso ci vediamo finalmente. È un momento bello. Allora, rifacciamo velocemente formazione, ruolo, marca, modello, strumento, eccetera. Dai. Sandro Sgarzi, basso e seconda voce. Come strumentazione ho un Music Man Stingray, quattro corde, un amplificatore testata Ashdown e cassa Ampeg. Bella cosa. Poi Abbiamo Marco Lama alla batteria, una batteria normale. normalissima. Con piatti, pedali e tamburi. Ha praticamente tutto quello che serve per Minimale. minimale, ma ha tutto. Le bacchette anche. Bacchette sì, esattamente. Splendido. Poi abbiamo Andrea, che è voce e chitarra, come strumentazione Telecaster, SG, e Fender Bassman e poi pedalanza varia. Giochini molto divertenti. Finalmente lo vediamo, eccolo qua. C'è l'opera di grafica di Lama Marco, che oltre ad essere batterista è anche grafico, lo possiamo dire, Sì, giusto? Sì. sì. E vediamo il titolo Get the Pet, cioè acchiappa l'animale domestico, invece di pensare a un gatto, un cane o qualcosa di più, diciamo, normale, abbiamo pensato a un bellissimo misto tra un maiale e una vacca. Pronta per scappare, quindi con le sue belle scarpe da tennis ai piedi. Sì, no, infatti le scarpe da tennis adesso le vediamo in dettaglio. Andate su YouTube a vedere il video, voi che ascoltate la radio, e vedrete questo maiale stranissimo, una maiacca su questa copertina che è un colore un po' che è un cuoio, color cuoio. Sì, un cuoio chiaro, sì, misto un po' arancione. Sì, cuoio ci può stare. Un effetto saloon, se E anche un vogliamo. po' effetto saloon con una vignettatura ai bordi. Ma poi soprattutto la scritta che fa ricorda un po' un vecchio West, Esatto. Esatto, che in realtà non c'entra niente con la musica che facciamo, ma stava bene col maiale. Ma come ti è venuta l'idea di questa maiacca? Bah, secondo me parlandone assieme è venuta l'idea, è venuta un po' a tutti. Sì, eravamo partiti che c'era solo una mucca. E poi qualcuno ha detto che sarebbe stato meglio un maiale e abbiamo lavorato per il maiale. Ah, questo è un album, nasce già un paio d'anni fa, forse le prime lavorazioni, forse anche tre, da quando l'abbiamo pensato la prima volta. I brani sono nati live un po' in sala prove e poi li abbiamo cominciati a registrare. La registrazione è durata molto, un annetto, perché abbiamo fatto le cose con calma, un po' tra di noi, un po' in studi professionali e poi infine abbiamo fatto il mix sempre in studio. E poi il lavoro della copertina, la ricerca dell'etichetta che è uscito per un'etichetta fiorentina che si chiama Red Cat Records. Esatto, Gatto adesso... praticamente le impronte di un gatto, quindi ritorna, ritorna l'animale domestico di del pet, che altro non è che l'acronimo di Phone Emergency Tool. Quindi c'è un minimo di, Ah, ecco capito, un perché, minimo di Pet, logica. che bravi ragazzi, che bravi. Grazie, grazie No, ma chi è che scrive queste cose? Beh, il nome è nato in realtà No, io parlo quando della musica, i la testi. musica, l'80% io per quanto riguarda accordi, testi, poi dopo i brani li sviluppiamo tutti insieme, e per un 20% anche Sandro, che scrive brani anche lui, e alla stessa maniera li sviluppiamo in sala prove, insomma. Quindi è una cosa fatta proprio a sei mani, se vogliamo. Di bello, ultimamente siamo riusciti a organizzare parecchie date, specialmente in Liguria, addirittura ne abbiamo fatte quattro, due weekend di seguito tra Genova e Imperia,
e anche a Torino, insomma siamo riusciti a organizzare diverse date abbastanza, in maniera abbastanza concentrata rispetto ai nostri standard perlomeno, e l'esperienza del live e soprattutto del viaggiare, andare a visitare anche posti, è diventato quasi un misto tra turista e musicista ormai, perché ovviamente andiamo anche a visitare i posti che dove andiamo a suonare. In particolar modo quest'anno abbiamo notato che suoniamo in parecchie località medievali, quindi sarà il tour medievale, questo medieval tour. Esatto, medieval tour. Chi si ricorda il live più bello? Tra quelli più belli ultimamente? Secondo me è quello addirittura vicino a casa, è un locale che si chiama Bar Damu, che è vicino a dove abitiamo noi, a 30 km da lì vicino a Bologna, insomma. E lì c'è stata una bella, si è creata una bella atmosfera, un bel groove generale, diciamo. E non è così automatico, non è così scontato, ci devono essere tutti gli ingredienti nel posto giusto, nel momento giusto perché si crei questa cosa. No, purtroppo non succede niente, però non lo sai mai prima di cominciare a suonare, lo scopri mentre suoni e comunque ne puoi godere. Ricordi? Sì, c'ero anch'io in effetti, è vero. No, ma ha ragione. Di quelli, un altro, però ormai si va molto indietro nel tempo, a Trento. C'era tantissima gente molto calda, un centro sociale di Trento, è stato molto divertente. CSO Bruno. Io che ho la memoria più ferrea era CSO Bruno, però si tratta di 5-6 anni fa ormai. Sì, che qui ormai sanno tutti che siamo attivi da più di 10 anni, quindi abbiamo una certa esperienza. Non pensa, sì, ci sono i pettini, però non c'ha la faccia del maiale, la mucca non ha la faccia del maiale. Infatti c'è una pecorella, una capretta e una mucca. Ma è così. La novità, bisogna dirlo, che adesso uscirà il video, un anno dopo uscirà il video del singolo, perché a noi non ci piace fare le cose facili, no? Quindi nel frattempo continuiamo a lavorare, abbiamo i nostri tempi. Quindi in anteprima dovrebbe uscire da qualche parte, siamo d'accordo con l'etichetta discografica, che ci sarà un'anteprima, poi lo metteremo su YouTube, sarà visibile a tutti. Per adesso stiamo veramente lavorando solo sui video, perché è una cosa, su YouTube c'è parecchio materiale datato e quindi vogliamo far uscire questo, stiamo già lavorando su altri due. Dopodiché, finito questo piccolo tour, cominceremo a metterci in sala prove per cominciare a sperimentare cose nuove, vedere qual è la nuova direzione della band. Mi raccomando, tenete duro, un live indimenticabile, ascoltatori affluite copiosi al Sinister Noise per una serata fantastica. Ciao ragazzi! Ciao, grazie mille. Ciao. Di tutto. Ciao.